Proprio dall'incrocio di via Margaritone con via Crispi che inizia il blocco del traffico in via Sperimentale. Il primo locale che incontriamo è il ristorante dell'Olga, che ha allargato la posizione dei suoi tavolini proprio lungo tutta la strada ed è affollatissimo di gente. Andiamo a vedere. Estivo in via Sperimentale, come è iniziata questa serata e che cosa ne pensi? È iniziata molto bene da parte nostra, nel senso che ci stiamo impegnando per cercare di fare qualcosa di carino. Abbiamo deciso di apparecchiare i tavoli fuori, di fare un aperitivo a base di pesce crudo, ostriche, con degli abbinamenti un po' particolari, lo champagne, la Guinness, eccetera eccetera. C'è stato un piccolissimo problema, perché in realtà la chiusura è stata fatta alle 8:30 invece che alle 8, però è stato risolto velocemente. È un peccato che purtroppo ancora la gente non arriva, il ristorante è pieno, però non c'è tanta passeggiata, anche perché il resto degli esercenti hanno deciso di rimanere chiusi per questa prima volta e speriamo che cambino idea per le prossime volte, insomma. Ecco, dunque un esperimento che deve diventare realtà, cioè sempre così, almeno fine settimana? Ma da questo punto di vista con me spongi un portone aperto, nel senso che io sono sono molto favorevole alla chiusura totale al traffico. Chiaramente ci sono delle problematiche da risolvere, però il sogno sarebbe proprio quella di creare una maxi area pedonale dove poter mettere i tavolini a noi. Io chiaramente guardo la cosa dal mio punto di vista, a me non farebbe altro che bene poter mettere i tavolini fuori, però diciamo che questo l'asse via Crispi via Roma potrebbe essere pedonale sempre tutto l'anno, però accontentiamoci delle chiusure due volte alla settimana dalle 8:30 a mezzanotte, e va bene così, va benissimo così. Cosa ne pensi della chiusura al traffico della strada centrale? Purtroppo c'è poca gente ancora, però sì, secondo me dovrebbe essere sempre chiusi. Perché? Perché le macchine in centro non mi piacciono, le abito in centro e sarebbe molto più bello se non ci fossero macchine, se non ci fosse traffico, smog, quindi bambini, quindi biciclette, sarebbe molto meglio. Siamo stranamente in mezzo a via Crispi, non c'è un'auto, è la serata sperimentale di chiusura al traffico. Come ristoratore di questa zona, che cosa ne pensi? Penso che sia una cosa veramente bella, abbiamo fatto un passo avanti e ne stiamo vedendo i risultati, una città più vivibile, i ragazzi giocano, sono in strada con le biciclette, è un'area respirabile, è una bella atmosfera. Ancora c'è poca gente, forse perché non sono partiti i saldi come partiranno domani sera? Certo, penso che da domani sera già vedremo i primi risultati, poi la prima sera c'è tempo. Quindi da parte tua continuare su questa strada della chiusura al traffico? Sì, per ora siamo soddisfatti, metteremo in campo anche noi alcune iniziative sfruttando questa occasione, però siamo soddisfatti. Che cosa ne pensate di questa chiusura al traffico, almeno di questa parte del centro di Arezzo, di via Crispi e di via Roma? Secondo me c'è un mezzo per incentivare anche la vita notturna di Arezzo, insomma, quindi è una cosa, secondo me, io la vedo una cosa positiva. Positiva, quindi dovrebbero sì. Continuare a fare? Secondo me sì, soprattutto in questa fascia oraria notturna. Un po' come fanno in alcune località di mare, no? Sì, secondo me sì, perché si incentiva la vita ad Arezzo, insomma, poi molte persone che purtroppo non si possono permettere di andare in ferie come me o altre così, quindi è una cosa molto molto bella, molto carina. Io acconsento e sono favorevole alle decisioni, insomma, che ha preso la giunta comunale su questo, veramente. E che cosa ne pensate della chiusura al traffico di questa strada del centro? Non lo so, non so che problemi potrebbe dare poi alla circolazione in un'esigenza particolare. In bici, per esempio, potrebbe essere
positivo. Sì, per una bimba sì, per il traffico di tutti i giorni non lo so. Avete trovato problemi, per esempio, traffico, di parcheggio? No, siamo arrivati a piedi.